Ciao ragazzi, eccoci tornati insieme alle mie lezioni. Allora, come prima cosa vi auguro un fantastico 2023 a tutti. Non so quando sarà pubblicata questa lezione, ma siamo a Natale oggi. Quindi vi auguro un anno fantastico, pieno di soddisfazioni. Detto questo, oggi voglio andare sulla tecnica. Tralasciamo quindi teoria, armonia, scale, eccetera. Andiamo prettamente sul lato tecnico. Parliamo di ghost. Su come si eseguono, perché esistono, perché si suonano. Tutto quanto. Oggi ho fatto delle lezioni, quindi cercate nel mio canale qualche lezione fa. Oggi voglio presentarvi un paio di esercizi per sviluppare, per perfezionare questa tecnica che, a mio modo di vedere, è fondamentale. Cioè, le ghost nel basso sono un po' come, diciamo, l'olio buono nell'insalata. Insomma, è inutile avere un'insalata buonissima se non si condisce almeno un pochino. Non so se il paragone regge, però la vedo così. Bando alle ciance, andiamo a vedere questi due esercizietti. Allora, il primo è su una successione di accordi di settima, quindi Do settima, Re bemolle settima, Re settima e Mi bemolle settima, quindi quattro accordi di settima per semitoni ascendenti. Cosa succede? Faccio due battute per accordo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi Re, 2, 3, eccetera. Ogni otto battute aumento i BPM di 5, aumento la velocità di 5 BPM, quindi inizio a 90 e finirò, vediamo un po', facciamo 4 giri, insomma, e intorno a 105, 110, vediamo un po'. Allora, il groove è questo. Dividiamo la battuta in quattro quarti, quindi quattro movimenti. Primo movimento, sol, sol, ghost, ghost. Quindi parto dalla quinta di Do. Sol, sol, ghost, ghost. Secondo movimento, pausa, diciamo, sull'uno, primo sedicesimo di pausa. Poi ghost, che io prendo sulla corda di La, e due ghost sulla corda di Sol. Terzo movimento, ghost sulla corda di Re. Ricordatevi che a seconda di dove suono la ghost, su che corda scelgo di suonarla, mi cambia anche il suono. Magari non sarà udibile con tutto l'insieme degli strumenti, però c'è anche questo fattore, oltre alla comodità. Quindi abbiamo detto, siamo arrivati al terzo movimento, ghost su primo sedicesimo, che prendo sul Re, e poi Si bemolle, il sedicesimo, e pausa, ghost, quindi la settima minore, e poi di nuovo due volte Sol e due ghost, quindi in tutto la battuta viene così, molto lentamente. O mi sposto di un semitono, quindi partirò da La bemolle. Fate attenzione ovviamente a suonarle precise queste ghost, inutile partire subito. Se poi ogni tanto vi scappa la nota, oppure la ghost dove invece c'è la nota, lentamente,
quando avete preso poi, diciamo, feeling con questo groove e vi diventa quasi automatico, allora aumentate la velocità. Questo è il primo esercizio, andiamo a fare con la base e poi vediamo il secondo. Eccoci tornati, quindi il secondo esercizio è sempre costruito su accordi di settima, quindi parto ancora una volta da do settima e vado per quinta questa volta. Una battuta per accordo, 2, 3, 4, sol settima, 2, 3, 4, re settima, 2, 3, 4, la settima, 2, 3, 4, mi settima, 3, 4, si settima. Fa diesis settima, do diesis settima, sol diesis settima, chiamiamolo mi bemolle settima, si bemolle settima e fa settima. Groove molto lentamente, parto dalla tonica, quindi andiamo a vedere in do, do settima, l'accordo do mi sol si bemolle, si può prendere qui lo sapete, ne ho parlato mille volte, quindi me ora mi piace per questo groove questa posizione, quindi ho fatto do, re, ghost, questo è il primo movimento, oppure sperimentate su che corda suonare le ghost, poi secondo movimento vado sulla terza maggiore, mi, l'ultima nota del secondo movimento, l'ultimo sedicesimo, è un la, e poi faccio questo legato la terza con la settima minore, quindi ghost ghost ghost, quindi terzo movimento è si bemolle ghost ghost ghost, che io prendo una sulla corda di sol e due sulla corda di re. Ultimo movimento di nuovo mi terza maggiore ghost e un'altra legatura fra fa e il sol, quindi la quarta e la quinta e rivado sulla tonica. Eccetera, eccetera.
che qui la faccio a 90. Ovviamente questa è un'idea mia, si può variare tutto, le posizioni, gli accordi, la velocità, il groove. Io vi do uno spunto, da questo spunto costruite tutto quello che vi viene in mente e mi raccomando andate per gradi, cioè partite lentamente, curate tutto quello che fa parte dell'esercizio. Vado io a fare il mio sperando che mi venga e poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.